Celebriamo in questa domenica una festa speciale che ritorna ogni anno, la festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Possiamo dire che ogni domenica è Pasqua, ogni domenica al centro, quindi la celebrazione dell'Eucaristia. Ma la Chiesa ha voluto, ecco, dedicare anche una domenica speciale, proprio tutta rivolta ad approfondire, a riflettere, ad accogliere, ad adorare il grande mistero dell'amore più grande, appunto, che Gesù ci ha fatto nell'Eucaristia. Dice il Vangelo di Marco: il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Il Vangelo ci riporta al momento in cui Gesù istituisce l'ultima cena dell'Eucaristia. È la Pasqua che Cristo accoglie come grande festa dell'Antico Testamento, ma che trasforma, o meglio, compie in pienezza il significato dell'antica Pasqua, quel passaggio, Pasqua vuol dire passaggio, quel passaggio dalla morte alla vita che lui farà, esprime appunto tutto l'infinito amore di Dio che ha donato il suo Figlio per la salvezza di tutti gli uomini. E questa Pasqua che lui sta per compiere l'anticipa da in questo momento, nell'ultima cena, con un segno particolare, il segno del pane e del vino che vengono distribuiti ai discepoli con quelle parole che ogni domenica ascoltiamo nella celebrazione della messa: prendete, questo è il mio corpo, e poi il calice. Ancora, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. E in questo modo Gesù dà inizio a quell'incontro gioioso, carico di vita, di speranza, di amore, che è il cuore di tutta la vita cristiana, il cuore pulsante della comunità cristiana, il cuore anche del mondo, perché nella celebrazione dell'Eucaristia non c'è solo un rito chiuso nelle chiese, rivolto ai cristiani, ma è quel sacrificio di redenzione che porta nel mondo la salvezza. La porta continuamente, per questo la Chiesa celebra continuamente l'Eucaristia, lo fa come riconoscenza al Signore, lo fa come impegno di vivere poi l'Eucaristia stessa, nella sua testimonianza del servizio e dell'amore. Questa festa una volta era molto rinomata in tutti i paesi, ancora oggi tantissimi paesi fanno la processione, lo stesso pontefice fa la processione da San Giovanni a Santa Maria Maggiore, portando il Santissimo in trionfo, potremmo dire. Perché in trionfo? Perché per noi il Santissimo, l'Eucaristia,
è già anticipo di quello che è il compimento finale della vita e della storia di tutta la Chiesa e di tutta l'umanità. E in effetti c'è una dimensione scatologica nell'Eucaristia che forse a volte non cogliamo fino in fondo. Ma in realtà cosa vuol dire scatologica? Significa che anticipa gli ultimi tempi, il momento in cui saremo insieme al Signore per sempre, e già ce lo fa pregustare in questo essere insieme, incontrarlo, accogliere la sua parola, cibarci del suo corpo, del suo sangue e vivere un'esperienza così forte di amore con la presenza dello Spirito nella Chiesa ogni domenica, il giorno appunto della risurrezione del Signore. Però la processione aveva anche un altro significato certamente importante, quello di far comprendere che la storia concreta, quotidiana, potremmo dire, della vita delle persone, della nostra vita, penso alla famiglia, penso al lavoro, penso al commercio, penso al tempo libero, penso a tutte quelle realtà che fanno parte dell'esistenza anche dei giovani, tutta questa realtà, la sofferenza, la gioia, le speranze che ci sono nel cuore, nella vita di tante persone, la storia stessa delle nazioni nel mondo, tutto in qualche modo ha bisogno di essere santificato e sostenuto se vuole essere un'esperienza forte, positiva, carica di amore, che dona amore, di giustizia, di pace, dall'Eucaristia. L'Eucaristia quindi è la misura fondamentale su cui la Chiesa intende costruire il mondo nuovo. Anche quando il Concilio dice che la Chiesa è sacramento di unità e di riconciliazione e di pace per tutto il genere umano, ha certamente in mente appunto l'Eucaristia, che è sacrificio di unità, di riconciliazione, di pace per tutti gli uomini. Per questo viene portata l'Eucaristia in mezzo alla vita della gente, passa nelle strade, vicino ai luoghi di lavoro, vicino lì dove abitano la gente, le persone. Questo segno pubblico dell'Eucaristia è l'unica volta che durante l'anno esce dalla Chiesa per diventare un segno pubblico, è anche un grande messaggio di speranza. Di speranza per dirci che non siamo soli, che ogni giorno possiamo contare su questa presenza amorevole, dolce, forte del Signore che cammina con noi. Il pellegrinaggio è il segno del cammino, cammino del popolo di Dio verso la pienezza del suo regno, in mezzo alle situazioni tragiche, difficili, gioiose, cariche di vita e di speranza del mondo. E in questo cammino storico che sostiene proprio il nostro impegno di vivere la storia da cristiani, non possiamo fare a meno dell'Eucaristia. Se l'Eucaristia diventa il dono e nello stesso tempo il segno di cosa vuole e può essere il mondo rinnovato dall'amore di Cristo, ci fa capire che al centro di tutto ci deve essere Lui, ma ci deve essere anche ciò che l'Eucaristia rappresenta, cioè l'amore che si dona, di condividere questo spezzare il pane e condividere il vino nell'ultima cena, vuol dire da parte di Gesù che i suoi discepoli devono condividere la sua vita e condividere la loro vita, e soprattutto quella dei poveri, dei sofferenti, delle persone che più si trovano in necessità. Condividere e spezzare quindi la nostra vita con sacrificio, con impegno, perché il mondo rinasca secondo la logica, diciamo così, eucaristica, attraverso il sacrificio, ma anche l'impegno di riconciliazione e di pace. Questa dimensione pubblica è molto importante e significativa. Non è un rito chiuso nelle chiese, quindi, no? È in fondo stata chiamata messa, andiamo a messa, diciamo, come mai messa? Messa deriva dal latino missus, che significa mandato. Andiamo per ricevere un mandato, come se Gesù ci consegnasse un mandato. Il mandato che ci consegna è quello che Lui ha ovviamente celebrato nell'ultima cena,
fate questo in memoria di me. Quello è un mandato, un obbligo, un impegno fondamentale che la Chiesa nei 2000 anni della sua storia non ha mai assolutamente disatteso. Però è anche un mandato per uscire fuori. La messa è finita? Bene, andate in pace, adesso dovete portare questo che la messa vi ha dato, l'Eucaristia, la dovete portare nell'esistenza concreta di ogni giorno. Questo i padri della Chiesa avevano un'espressione molto significativa, pregnante, e dicevano: quando tu vai a celebrare l'Eucaristia, beh, devi celebrare ciò che vivi, è la tua vita, quel pane, quel vino che è frutto del lavoro, dell'impegno, della fatica dell'uomo. Tu lo presenti al Signore perché Lui lo trasformi nel suo corpo, perché possa trasformare tutta la tua vita, tutta la tua esistenza, anche di sofferenza, di lavoro, di impegno, di amore, e renderla efficace, fruttifica di bene per te e per gli altri. Quindi celebra ciò che vivi, non celebri un rito per adetti, diciamo così, no? Ma celebri la vita piena che il Signore appunto ci dà attraverso l'Eucaristia. Però, dicevano poi, ciò che hai celebrato lo devi vivere, quindi celebra ciò che vivi e vivi ciò che hai celebrato. Cioè riporta nella vita quel dono grande dell'Eucaristia che ti permette di vivere ogni esperienza di ogni giorno con il Signore, di dare quindi un significato nuovo, carico di speranza, di amore, di giustizia, di pace, di cambiamento anche della tua vita, sia come singoli, sia come comunità. Vivere l'Eucaristia, viverla mettendola in pratica, perché mettere in pratica l'Eucaristia vuol dire percorrere la stessa strada della croce di Gesù, l'amore più grande, che la Sindone ancora in questo mese ci accompagnerà, e viverla con grande spirito di responsabilità, lì dove il Signore ci ha posto a vivere, nella famiglia, nel lavoro, nella realtà concreta di ogni giorno. L'Eucaristia, cibo dei forti, cibo che ci dà coraggio, ci permette di guardare avanti con serenità anche di fronte alle difficoltà di ogni giorno. Ci dà quindi la gioia di sentire che il Signore cammina con noi. Buona domenica!